L'età di Pericle. Pericle, espansionismo e democrazia. Mi piace soprattutto accentrare la nostra attenzione su questa parola. Ragazzi, ricordate bene questa parola. Parola mistoforia. Ecco. La parola chiave di oggi è la parola mistoforia. Cioè, è una parola che vuol dire ricompensa, obolo. È l'obolo che veniva consegnato ai cittadini che partecipavano alle magistrature ateniesi. Insomma, oggi parleremo della politica estera e della politica interna durante l'età di Pericle. Ecco, eravamo arrivati proprio intorno al 461, con la volta scorsa abbiamo parlato proprio dell'ostracismo di Cimone. Con l'ostracismo di Cimone prende l'egemonia, il prevalere ad Atene il partito dei democratici, diciamo dei popolari, il partito insomma che è dalla parte delle classi sociali inferiori, quello che era stato guidato in altri momenti da insomma da Temistocle piuttosto che da Efialte. Ecco, qui infatti dice: i ceti inferiori, artigiani, mercanti e marinai, venivano rappresentati da questo partito. In particolar modo prende, diciamo, sopravvento Pericle, di per sé Pericle. Quindi non è che abbia una funzione, una magistratura particolare, si potrebbe essere certe volte, non so, stratega, ecco, faceva lo stratega, il comandante, sì. Però diciamo che entra nella storia una figura particolarissima di uomo politico, che è lo statista. Cos'è uno statista? Lo statista è un uomo che quasi rappresenta uno Stato. L'uomo Pericle rappresentava lo Stato di Atene e l'ha rappresentato per tantissimo tempo. Dicevamo dal 461 fino al 429. Nel 429 lui è morto di peste. È morto di peste durante la guerra del Peloponneso. Infatti all'inizio della guerra tra Atene e Sparta è scoppiata la peste ad Atene e lui è uno dei tanti che ha perso la vita. Ma ha condizionato, ha determinato la politica ateniese per tutti quei decenni. Ecco, dicevamo, uno statista, un capo politico, un capo popolo, diciamo, illuminato, aveva dei progetti in mente, sapeva bene dove voleva arrivare, qual era la sua strategia politica e perseguì e ottenne questi risultati, cioè queste mete che si era prefisso, cioè riuscì effettivamente a raggiungere gli scopi che si era prefisso. Lo scopo principale, dicevamo, era quello di permettere a tutti i cittadini ateniesi di partecipare alla vita politica. Teoricamente questo era già avvenuto con Clistene, con la democrazia, ma di fatto la gente delle classi sociali inferiori ancora si trovava in difficoltà, non riusciva a partecipare alla vita politica. Perché? Perché doveva sbarcare il lunario, perché doveva sopravvivere. Ragazzi, questo è un argomento di un'attualità eccezionale. Adesso vi spiego perché. In questi ultimi giorni in Italia si sta parlando del discorso del finanziamento ai partiti, del compenso da dare ai parlamentari eletti. C'è stato un movimento politico, Movimento 5 Stelle, che ha fortemente criticato questi compensi dati ai politici, i quali politici adesso hanno, se partecipano alla legislatura per un certo periodo di tempo, poi possono godere di pensioni, possono godere di un vitalizio e quindi guadagnare migliaia e migliaia di euro al mese anche se non fa più niente. Adesso sto un po' banalizzando, però la cosa è... Però è pur vera un'altra cosa, cioè è anche vero questo, che il concetto per cui era nato questo discorso qua era un po' quello di Pericle, cioè permettere a tutti di partecipare alla vita democratica, di avere un incarico politico. Perché provate a pensare, se una persona ad esempio non ha disponibilità economiche, non può andare a Roma a fare il deputato e senatore. Cosa fa in quei 4-5 anni là? Come campa? Giusto? Che cosa ne pensate di questa cosa qua? È una cosa interessante, no? Si può riflettere. Ora, Pericle arriva a questo ragionamento, a questa conclusione.
Ecco perché la parola chiave della lezione di oggi è la parola mistoforia. Che cos'è la mistoforia? È la mercede, è la ricompensa che avevano i cittadini ateniesi, anche di soprattutto direi quelli delle classi inferiori più basse, per partecipare a tutte le magistrature ateniesi, compresa l'Elia. Cosa voleva dire far parte dell'Elia? Voleva dire passare tutta la giornata a fare i giudici. Erano estratti a sorte. Vi ricordate che l'Elia e la Bulè erano estratti a sorte. Quindi potevano essere tutti i cittadini ateniesi possibili di Magia. Beh, però dovevano avere un obolo, due oboli. Ecco qua, il vostro libro dice due oboli al giorno se partecipavi all'Elia, eccetera. La paga di un operaio, cioè il corrispettivo di quello che prendeva un operaio, doveva essere dato dallo Stato. Ora, qui, giusto per farvi capire la politica di Pericle, c'era questo piccolo problema. Se lo Stato ateniese doveva pagare due oboli a tutti quelli che partecipavano all'Elia, alla Bulè, Bulè sul 500, consiglio, infatti anche questa è una cosa di una certa attualità, nel senso che qualcuno ha detto i parlamentari sono troppi, dimezziamoli. Ecco, non so, sono cose, ripeto, stiamo parlando di un passato, ma anche di cose che riguardano la nostra stretta attualità, no? Allora, ovviamente pagare due oboli al giorno a tutti quelli che partecipavano alla Bulè, a tutti quelli che partecipavano alla Lia, se non sbaglio, se non erro, persino a quelli che partecipavano all'Ecclesia, cioè all'assemblea di tutto quanto il popolo, costava. Questa roba qui costava. E allora come ha fatto Pericle a pagare, a trovare i soldi per pagare tutti i cittadini ateniesi che partecipavano alla vita politica? Come ha fatto? Risposta? Intuizione? Come ha fatto? Da dove ha preso i soldi? Dalle tasse? Allora, i ricchi, effettivamente i ricchi dovevano aiutare. La parola liturgia in italiano significa tutt'altro, ma in greco la parola liturgia significava che i ricchi dovevano sovvenzionare determinati servizi. Ecco, liturgia infatti vuol dire servizio, e questo soprattutto però riguardava le triremi, questa l'abbiamo già studiato, oppure riguardava il teatro. Invece, a dire la verità, per questa roba qua, per questa mistoforia, no, i soldi non vengono presi dai ricchi, no, non vengono aumentate le tasse agli ateniesi, non bisogna aumentare le tasse ai cittadini ateniesi. Quindi, cosa si faceva? Cosa ha fatto Pericle? Non si paga? No, perché di Egina a quello di Salamina. È passato dal sistema di pesi e misure di Egina a Salamina. Questo è Solone. Noi stiamo parlando di Pericle adesso. Prende la ricchezza da altre città. Brava, crivellente Maddalena. Allora, Pericle prende la ricchezza da altre città. Capite? Vi ricordate che la volta scorsa abbiamo parlato della Lega Delio-Attica? Allora, ricordate, abbiamo detto, la Lega Delio-Attica è nata per quello scopo. C'è stata la guerra contro i persiani? Se i persiani attaccassero un'altra volta, se i persiani attaccassero ancora, come potremmo difenderci? Dobbiamo allearci ancora, dobbiamo essere alleati. Dobbiamo fare riferimento ad Atene, che è stata la potenza navale emergente che ha sconfitto i persiani due volte a Salamina e a Micale. Ci alleiamo con Atene, utilizzando anche l'anfizionia di Delo, cioè una unione di poleis di carattere religioso attorno al santuario di Delo, che era il santuario di Apollo su una delle isole Cicladi. Tutte le isole Cicladi, quindi, praticamente, prendono parte a questa Lega Delio-Attica. L'Eubea prende parte a questa Lega Delio-Attica. Col tempo, il tesoro della Lega Delio-Attica non rimase più nel santuario di Delo, ma venne prelevato e preso, portato ad Atene. Ecco quindi dove trovarono i soldi per pagare la mistoforia. Quindi, adesso, dicevamo, la politica estera di Atene. È una politica aggressiva. Attenzione, generalmente il Partito Democratico, in un certo senso, ha una politica decisamente più aggressiva, cioè si fonda proprio sulla guerra, anche la possibilità di espansione di Atene, di ottenere più soldi da altre città, e la possibilità di
di mettere in luce le persone delle classi sociali inferiori, perché le persone delle classi sociali inferiori facevano i rematori, ad esempio, nelle triremi. Quindi bisognava incentivare questa cosa, bisognava combattere, bisognava far guerre. Ed è quello esattamente che fa la politica. Chi è che sta parlando? La politica di Pericle è una politica aggressiva. Ecco, ad esempio, parliamo dell'impero persiano. Ecco, ci sono altre battaglie con i persiani, ad esempio una battaglia presso il fiume Eurimedonte, vittoria ancora degli ateniesi, attacco a Cipro, quindi l'isola di Cipro, anche questo è un argomento di grande attualità, giusto? Cipro per metà greca, per metà turca, lo sapete, no? Ecco, attacco a Cipro. Proprio anche questa è una vittoria, diciamo, degli ateniesi. E poi spedizione in Egitto. Erano talmente, gli ateniesi erano talmente sicuri della loro forza navale, campo militare, eccetera, che fanno una spedizione in Egitto, aiutando gli egiziani, se possibile, a affrancarsi dai persiani. Dice, come noi greci ci siamo liberati dall'incubo, insomma, dei persiani, vogliamo aiutare anche voi. Questa però fu una spedizione fallimentare, questa non portò effettivamente a una vittoria come le altre. Ecco il motivo per cui nel 449 Pericle decide di stipulare una pace, cosiddetta pace di Callia, con i persiani. Pertanto, dopo questi decenni di guerra continua con i persiani, nel 449 c'è questa pace che prelude ad una, insomma, adesso vedremo, soprattutto a contrasti soprattutto interni. Già la volta scorsa abbiamo parlato del fatto che i greci non sono più uniti, erano uniti durante il periodo della minaccia persiana, adesso invece si disuniscono fra di loro, si creano le premesse per quella che sarà, appunto, vi dicevo, la guerra del Peloponneso, di cui parleremo nel prossimo capitolo, cioè il conflitto tra ateniesi e spartani. Nel frattempo, dal momento, qual era l'unica città del Peloponneso che non era alleata di Sparta? Era? Argo, era Argo. Tebe in platea, non è nel Peloponneso. Ecco. Allora, gli ateniesi si alleano proprio con Argo e anche con i Tessali, con la Tessaglia, che ricorderete, durante la guerra persiana era praticamente alleata dai persiani, no? Ebbene. In funzione antispartana, gli ateniesi sono disposti persino ad allearsi con i Tessali e con la città di Argo. Quindi, se nel periodo precedente, ricordate quando nel periodo precedente Cimone era in ottimi rapporti con Sparta, perché il partito aristocratico era strettamente legato a Sparta, aveva portato persino un esercito ateniese, vi ricordate, ad aiutare Sparta durante la rivolta degli Iloti nel 464? Bene. Adesso la situazione politica è completamente cambiata. Quando va al potere, diciamo, il Partito Democratico di Pericle, i contrasti con Sparta si accentuano moltissimo. E, dicevamo, si creano le premesse per quella che poi sarà la guerra del Peloponneso. Una lunga serie di scontri, ad esempio, per il controllo di Delfi. Delfi, ecco, quindi praticamente Delo è in mano agli ateniesi e non si discute più. Anzi, la Lega di Delo diventa praticamente una Lega attica. C'è una lega ateniese che ha come centro, come fulcro, sempre di più Atene. C'è però un altro santuario importante in Grecia, questa volta sul continente, mentre Delo è su un'isola, ed è il santuario di Delfi, l'oracolo di Delfi. Ecco, c'è una lotta politica tra ateniesi e spartani proprio per accaparrarsi l'influenza proprio di Delfi, dell'oracolo di Delfi. Nel 446-445 viene comunque stipulata una pace trentennale tra spartani ed ateniesi. In realtà questa pace trentennale non durerà 30 anni, perché poi, come abbiamo già anticipato, nel 431, quindi circa 15 anni dopo la stipulazione di questa pace, scoppierà la guerra del Peloponneso, una guerra tremenda fra ateniesi e spartani. Comunque, anche con Sparta viene firmata questa pace. Diciamo quindi che tra il 449 e il 445,
Questa prima parte molto espansionistica, molto aggressiva della politica ateniese si tramuta in una seconda fase dell'età di Pericle, un pochettino meno aggressiva dal punto di vista della politica estera, con queste due paci siglate, una con i persiani e l'altra con gli spartani. Anzi, si spartiscono l'egemonia, cioè Atene riconosce che Sparta continui ad essere egemone nel campo terrestre, mentre Sparta riconosce la superiorità, la supremazia nel campo navale. Sono come due superpotenze, vi ricordate la guerra fredda, no? Che arrivano alla conclusione che conviene non fare una guerra fra di loro perché questo avrebbe portato alla distruzione della Grecia. Arrivano a questa conclusione nel 446-445, poi invece nel 431 ci ripensano, fanno una guerra fra di loro e il risultato sarà proprio sostanzialmente la decadenza della Grecia. Quindi giusto per capire un po' verso quale prospettiva stiamo andando. Ah, ecco, dicevamo quindi. Altre cose importanti, la politica interna. Sulla politica interna ho già detto delle cose fondamentali sulla mistoforia. Un'altra cosa importantissima, una volta quasi tutte le sentenze erano emanate dall'Areopago. Cos'è l'Areopago? Chi è che partecipa all'Areopago? Gli ex arconti partecipano all'Areopago. L'Areopago era quindi un tribunale che emetteva sentenze su svariate materie. Ebbene, Pericle circoscrive la giurisdizione dell'Areopago solo a pochissime materie, limitate a tipo pena di morte, cose del genere. Per tutte le altre sentenze, questioni, processi, bisogna fare riferimento all'Elia. L'Elia, il tribunale popolare che era stato introdotto da Solone, adesso diventa importantissimo, anche con il discorso che vi facevo prima, cioè che ormai molti cittadini ateniesi partecipano all'Elia e hanno i due oboli, insomma, per la partecipazione a questo tribunale. Tutti possono accedere all'arcontato anche. Questa è una novità. Nel senso che gli arconti erano sempre stati appannaggio delle classi superiori, delle due classi superiori, diciamo dei nobili, eccetera, e dei cavalieri. Da adesso in poi, con l'età di Pericle, tutti, anche quelli delle classi inferiori, possono diventare arconti. E poi, dopo, una volta che sono arconti, possono entrare nell'Areopago anche loro. Insomma, mina alla base, alle radici, tutti i punti di riferimento della classe aristocratica nobile vengono meno. Compreso anche l'arcontato, cioè gli arconti, l'areopago, eccetera, eccetera. Guardiamo la cartina, dai, a pagina 209. Che cosa possiamo notare? Alcune cose interessanti. Ad esempio, ateniesi in Magna Grecia. Gli ateniesi generalmente avevano fatto molte colonie o poche colonie fino adesso? Hanno fatto? Poche colonie. Perché Corinto e Megara hanno fatto tante colonie e Atene non ne ha fatte? Domanda, forza, rispondere. Allora, perché gli ateniesi volevano mantenersi forti In madrepatria. e deboli invece fuori. Insomma, devo. Vabbè. Non interessava l'espansione coloniale. Va bene, altra risposta? Allora, perché Corinto e Megara avevano fatto tante colonie e Atene no? Perché Atene era già abbastanza grande, perché Atene aveva l'interno, come lo chiamate voi l'interno, l'entroterra, aveva la pianura, aveva i campi, invece Corinto aveva l'istmo, cioè aveva il mare, no? Quindi non c'era possibilità di espansione. Quelli di Corinto andavano a colonizzare, no? Le città nell'Italia meridionale. Ah, questo è un periodo in cui Atene si espande talmente tanto che incomincia a fare delle colonie anche lei. Prima non ha avuto proprio bisogno. Non c'era quel sovrappopolamento che c'era invece in altre poleis. Ecco, ad esempio, potete osservare la colonia di Turi, la vedete qui in Calabria, e poi anche altre colonie, ad esempio Leontini e Reggio, che diventano colonie filoateniesi. Questo è interessante perché quando si creavano le colonie, cosa accadeva? Silenzio, cosa accadeva nelle colonie quando si creavano le colonie? Le colonie dal punto di vista del governo politico,
come si strutturavano? Erano indipendenti, sì, però le colonie prendevano il governo della città che l'aveva fondata. Benissimo. Ora, che cosa era successo? Era successo che nelle colonie era prevalente il governo della tirannide. Con queste colonie ateniesi incomincia a diffondersi anche il governo della democrazia. Questa è una cosa importante. L'isola di Apollo, qual è l'isola di Apollo? È l'isola di Delo. E a Delo, guardate, state guardando la cartina alla pagina 209? Bene, 209 dico, L'isola di Delo, dicevamo, dove c'era questo santuario che era al centro della Lega Delioattica fino al 454. Nel 454 che cosa è successo? È successo che è stato trasferito il tesoro di Delo ad Atene, presso l'Acropoli, e quindi lì le cose sono cambiate, no? Poi ancora, in Asia Minore, l'alleanza filo-ateniese. Noterete che sulle coste dell'Asia Minore ci sono delle città che ormai si sono liberate dai persiani e quindi sono ritornate ad essere indipendenti. Anche queste città dell'Asia Minore risentono dell'egemonia ateniese. Il mare Egeo diventa un mare ateniese, dove proprio Atene è egemone. Al contrario, invece, nel Peloponneso c'è la Lega Peloponnesiaca, quindi il punto di riferimento è Sparta, perché a capo della Lega Peloponnesiaca c'è Sparta. Come potete vedere, praticamente tutto il Peloponneso fa parte di questa Lega, tranne Argo, l'abbiamo detto prima. E invece la Lega Delioattica, creata nel 478, aderiscono 150 città della penisola, delle isole e della Ionia. Vedete un po', quindi, che è un po' come centro il mare Egeo, quindi dall'Attica e Eubea a ovest fino alle coste dell'Asia Minore a est. L'espansionismo. Perché l'espansionismo? L'abbiamo detto sin dall'inizio di questa lezione. Perché l'espansionismo è fondamentale per le classi inferiori? Ripetiamo i motivi per cui il Partito Democratico avvalla una politica espansionista. Uno, perché è importante la flotta, dicevamo, quindi ci sono i rematori delle ultime classi, ad esempio dei teti, la flotta è importantissima, ovviamente anche per i traffici, perché abbiamo detto che a questo Partito Democratico appartengono anche i mercanti, i commercianti, no? Benissimo, poi ancora per via delle colonie, abbiamo detto che Atene in questo periodo si interessa anche delle colonie, fonda delle colonie, a differenza di quanto aveva fatto nel periodo precedente. Poi, per i tributi degli alleati, la cosiddetta mistoforia, dicevamo, quindi, questa mercede vuol dire ricompensa, questo premio che viene dato ai cittadini ateniesi deriva dai tributi degli alleati. Le tasse non le pagano gli ateniesi, ma le tasse le pagano gli alleati degli ateniesi ad Atene. Vanno a rimpinguare il tesoro di Delo, teoricamente per un motivo religioso, ma di fatto poi per un motivo politico. E allora c'è massima libertà, massima partecipazione dei cittadini ateniesi in questo periodo, ma c'è anche massima egemonia, supremazia e chiusura nei confronti degli altri. Ad esempio, nel periodo precedente, quelli che erano di altre poleis praticamente partecipavano, si può dire, allo stesso livello degli ateniesi, no? Anche alla vita politica. Adesso Pericle dice no, alla vita politica partecipano solo gli ateniesi e devono avere anche padre e madre ateniesi. Non possono avere una padre ateniese e una madre di Tebe o di Platea o di un'altra città greca. No, devono essere ateniesi tutte e due. Quindi molto rigida, sempre più rigida nei confronti dell'esterno, questo però permette a tutti gli ateniesi di partecipare alla vita politica. Ecco perché sono poche migliaia, perché devono essere poche migliaia, quelle che si radunano nell'ecclesia, quindi l'ecclesia è l'assemblea di tutti i cittadini, vanno lì sulla Pnice, che è una specie di collina di altura presso la città, e devono starci tutti. Ecco perché non si possono più accettare quelli che non abbiano tutti e due i genitori ateniesi. Questi da questo momento in poi vengono chiamati meteci. I meteci sono più o meno come i perieci a Sparta, cioè hanno tutti i diritti civili,
possono commerciare, possono arricchirsi, eccetera, eccetera, ma non possono partecipare alla vita politica. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.